come lo potremmo modificare questo titolo che all'inizio dice la memoria, diciamo, il dovere di memoria, come potremmo? Sì, dunque, il titolo è il dovere della memoria, però io suggerirei di cambiarlo né il piacere della memoria, la goduria della memoria. Cioè, la memoria è qualcosa che ognuno di noi è abituato a coltivare con grande piacere, intanto perché la memoria è selettiva, tende a rimuovere i ricordi dolorosi, a conservare quello che ci fa vibrare ancora e ci farà vibrare per tutta la vita. Vorrei partire però da Pasolini, vorrei partire dal film Pasolini e farvi vedere una mini clip che è quella che chiude il film che hai fatto ed è uscito nel 95, in cui c'è Pierpaolo Pasolini che dice delle cose che tu hai messo in coda al film. Vorrei... Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere, non l'ha mai liberato. Agli italiani sembra che si chieda solo di agire con la propria emotività, con la pancia, con la rabbia, soprattutto oggi, e non con l'intelligenza. Per questo dico, quel film è un rimpianto della figura di Pasolini. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. Ti volevo chiedere sui dinosauri, diciamo, se... Cioè, cosa vuoi? Ormai io appartengo alla categoria, quindi vorrei chiedere pietà per i dinosauri. Andiamo all'aneddoto. Allora no, ero più giovane, quindi li avrei fatti fuori tutti. Adesso ho una certa così tenerezza. La meglio gioventù è un grande capolavoro di Marco Tullio Giordano, grandissimo, è riconosciuto in tutto il mondo, è stato venduto in decine di paesi.